Canapamundi è innanzitutto l'evento di riferimento di questo settore della cannabis a 360 gradi. È già importante che a livello nazionale siamo arrivati a novembre all'approvazione della proposta di legge sulla canapa industriale. Per quanto riguarda la Regione Lazio, nonostante sono passati circa quasi 2 anni dalla presentazione della proposta di legge, primo firmatario l'onorevole De Paulis, in stretta collaborazione con la consigliera Marta Bonafoni e con il consigliere Riccardo Valentini. È accaduto che dopo aver unificato i testi il Movimento 5 Stelle si è presentato in commissione e ha votato contrario alla proposta di legge. C'è stato un periodo che la Commissione Agricoltura non ha svolto il suo lavoro e è stato cambiato il presidente, nominato una settimana fa, è stato eletto il consigliere Fichera dei socialisti e prevede entro marzo di calendarizzare la legge nella propria commissione. L'iter dovrebbe essere molto veloce per il semplice motivo che basta votare gli emendamenti e i subemendamenti, dopodiché la legge è già pronta per andare in aula in direzione dell'approvazione. Nel 97, diciamo, dopo un articolo di Giorgio Nebbia, Declino e risurrezione della canapa, prendemmo l'iniziativa di fare una mostra sulla canapa. Tanto ha avuto tanto di quel successo che ci chiesero di tenerlo come una mostra stabile. Da mostra stabile è diventato un museo stabile sulla canapa, primo museo sulla canapa in Italia, e vedere questi frutti che sono venuti in questi 19 anni è qualcosa di eccezionale e di formidabile. Questo pregiudizio noi lo avvertivamo quando i giovani venivano, che si presentavano o al museo oppure nelle varie nostre partecipazioni ed esposizione. Capivamo subito che il loro intento era uno era il fumo o vedere la canapa non più come canapa sativa ma come cannabis. Quando finiva la conversazione con noi, i racconti, parlargli della canapa sativa, dei nostri nonni e le nostre nonne, di quello che ci facevano, e a fine di tutto questo la domanda era retorica, domandargli di la verità, eri venuto per la cannabis e per fumo? Cioè sì, in realtà. Dico, ma allora come ci guarda sotto questo aspetto? Non la conoscevamo, è veramente un piacere. E nasce perché c'è voglia di canapa, c'è bisogno anche di conoscenza, di diffusione, delle tantissime potenzialità e possibilità che ha questa pianta così demonizzata, repressa per tutto il secolo scorso. Unendo esperienze lavorative ma anche personali, abbiamo pensato che era il momento di fare una fiera del genere, che non è l'unica in Italia, ce ne sono anche a Napoli, a Bologna e anche a Roma ce n'era bisogno. La prima edizione era in un solo padiglione di questo Palacavicchi e stavamo molto stretti, abbiamo deciso quindi di ingrandirci, siamo su 3 padiglioni, ma come potete vedere stiamo bene, belli affollati anche su 3 padiglioni. È una pianta che veramente potrebbe aiutare una crescita, uno sviluppo più sostenibile, più equilibrato. È una pianta che potrebbe essere molto utile per l'umanità. La canapa è come la fidanzata, è un amore, più si stringe e più è piacevole. (Ride)